Abbiamo ascoltato nella prima lettura il racconto della creazione. Bene o male lo conosciamo tutti quanti, Dio creò il mondo in 6 giorni e poi fece l'uomo il culmine della sua creazione. Per ogni cosa che ha fatto Dio, alla sera del giorno Dio si rallegrava perché erano cose buone. Quando creò l'uomo si rallegrò ancora di più perché fu una cosa molto buona. Questo è quello che noi sappiamo fin da piccolini, l'opera di Dio. Poi il popolo ebraico che cosa fece? Imitò il Signore, 6 giorni lavorativi, il settimo il giorno di riposo per imitare Dio che si riposò, e così via. Anche in campo cristiano è venuta questa tipologia di comportamento, 6 giorni lavorativi, il settimo giorno per il Signore e il giorno di riposo. Guardate, la creazione, per capirla, dobbiamo metterci nei panni di Dio. Quando uno vuole fare una cosa bella, fare il progetto, nel progetto c'hai il punto d'arrivo, l'obiettivo che vuoi raggiungere facendo quell'opera. Poi quando invece cominci a farla a livello operativo, il punto d'arrivo è l'ultima cosa. Cominci a fare tutte le cose che circondano, che devono partecipare allo scenario, si va dalla meno importante fino alla più importante. Quindi si comincia dalla luce, poi la separazione tra l'acqua e la terra, poi gli animali, i pesci, gli uccelli, poi l'uomo. Quindi è una creazione che va in ordine di importanza. Questo è l'Antico Testamento, noi siamo abituati a pensare così, ma Dio quando creò il mondo non aveva semplicemente in testa di raggiungere il culmine con l'uomo, ma aveva in testa di raggiungere il culmine con l'uomo dalla U maiuscola. Gesù Cristo era il suo punto di arrivo quando creò l'universo. L'umanità, l'essere umano, lo creò perché voleva dare al suo figlio, oltre che una dimensione spirituale, quella materiale. Oltre che essere figlio di Dio, doveva essere anche figlio dell'uomo. E vi ricordo che gli antichi padri della Chiesa, quando vedevano questo progetto di Dio, capirono perché l'angelo più grande e più bello, con tutti quelli che si riferivano, facevano riferimento a lui, si ribellò a Dio, perché l'uomo era di natura inferiore, molto inferiore agli angeli. Mentre Lucifero era il più grande, il più bello e il più potente degli angeli. Adorare Dio in un essere umano significava per Lucifero abbassarsi di brutto, umiliarsi, farsi piccolo, e non l'accettò. La superbia, anche nella nostra vita, nasce così, quando c'è un'occasione nella quale, per fare quello che vuole Dio, per amare quella persona, per stare in quella situazione, bisogna farsi piccoli. Gesù, per lavare i piedi dei suoi discepoli, si fece piccolo, era il Signore il Maestro, fece il lavoro che facevano gli schiavi. Li amò sino alla follia, si fece piccolo. Lucifero non accettò questo. Ogni volta che noi non ci umiliamo per fare quello che Dio vuole con quella piccola persona, con quella piccola situazione, con quella piccola storia che non ci gusta, noi che vogliamo una storia di cose, noi ripetiamo in piccolo il peccato di Lucifero. E diventiamo superbi perché non ci umiliamo.
Dio aveva in mente Gesù Cristo quando creò l'universo. Dice San Paolo nelle lettere di Efesini: in Lui, per Lui, in vista di Lui, fece tutte le cose. Quindi non l'uomo è il culmine della creazione, Gesù Cristo è il culmine della creazione. Questo è molto importante perché l'opera di Dio, anche se fatta a tappe, ha quella meta e non altro. Chi non capisce Gesù Cristo non capisce la creazione, non capisce tutta l'opera di Dio, perché Lui è il punto di riferimento, quello che aveva Dio quando creò l'universo. Qui non siamo ancora a livello del peccato. Quando venne il peccato, quando l'uomo si ribellò, seguendo la via di Lucifero a Dio, credendo tutte quelle cose sballate che ha creduto Adamo ed Eva, eccetera, eccetera, questo drammatizzò il progetto di Dio, ma non lo tolse, perché anche cadendo in peccato, Gesù Cristo si sarebbe, il Figlio di Dio si sarebbe comunque incarnato, e l'opera di Dio non fu allora soltanto Gesù Cristo, ma fu Gesù Cristo risorto. Il peccato di Adamo ed Eva, l'opera dello spirito del male che ha cercato di rovinare l'opera di Dio, non ha fatto nient'altro che innalzare ancora di più questa opera, perché diventò il culmine dell'opera di Dio non solo Gesù Cristo, ma Gesù Cristo risorto. Questo è il massimo. È l'opera di Dio al quadrato, Gesù Cristo risorto. Altra cosa da notare, dico un anticipo che poi spiegherò nelle altre scritture. Quando Dio creò le cose, la luce, la terra, il mare, l'aria, gli animali, dice, guardate che sapienza ispirata, qui si vede che è parola di Dio e non parola di uomo. Dio provò gioia. Operando, facendo un lavoro, voi tutti lavorate, uomini, donne, io sacerdote lavoro in altre dimensioni, ma lavoro lo stesso. Quando portiamo a termine una cosa, se la facciamo fatta bene, proviamo gioia. Ma non perché uno si piglia un bicchiere di vino che gli gusta, una pasticca di stupefacente, e lo fa. No, non è una gioia artefatta, è una gioia profonda, naturale. Ah, funziona, è fatta bene. L'artista guarda la sua statua, oh, che bene. Ognuno che porta a termine un lavoro lo fa fatto bene, a prescindere dallo stipendio che prenderà, dalla vendita che farà di quell'oggetto, a prescindere da queste cose, soltanto per il fatto di portare a termine un'opera, di creare una cosa, sperimenta una soddisfazione. È vero o no questo? Si tiene in piedi da sola questa realtà, non c'è bisogno dello stipendio per farla. Il lavoro, quando produce un'opera, quando crei qualcosa, ti fa sperimentare una gioia, una soddisfazione. Questa è l'eco della gioia che Dio sperimentò quando fece l'universo. In Gesù Cristo questa gioia profonda, spontanea, non ripetibile in maniera artificiale
non si può riprodurre in laboratorio questa cosa. È una cosa così. Diventa ancora più forte perché quando per esempio Gesù Cristo dice: se date un pranzo o una cena, non invitate il ricco vicino, non invitate uno che vi possa contraccambiare. Invita invece poveri, storpi, zoppi, ciechi, i quali, non avendo nulla da ricambiarti, ti fanno fare un'opera gratuita, cioè fatta per amore. Non è che dando quel pranzo tu investi in modo che tu hai un ritorno, perché hai messo in debito quella persona, in debito quell'altra, loro ti devono ricambiare, ti devono invitare a loro volta, oppure ti devono un favore in ricambio di quel pranzo, di quella cena. Questo è un commercio. No, se tu inviti persone che non possono ricambiarti, sperimenti una gioia proprio perché non c'è un ricambio, perché hai fatto una cosa buona, perché hai amato gratuitamente. Sperimentato mai questa gioia? Da lì nasce il detto: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Detto cristiano, lo dice San Paolo nella sua lettera, ma prima lo disse il Signore: c'è più gioia che dare. Tu ricevi, sei contento perché hai incassato, perché, ma quando tu dai in maniera spontanea da dentro, ti viene una gioia che, e quel tipo di gioia lì non si può riprodurre in nessun modo. Non è una gioia che appartiene alla ciccia, al nostro corpo. È una gioia profonda, a radice nell'anima, è spirituale, e poi ti prende tutto il corpo e la testa. Gioia. Mi fermo qui perché continuo di questa gioia. Prima tappa, la gioia del creare, la creazione. Seconda tappa, la gioia del dare. Lo vedremo nelle altre letture successive. Seconda lettura, Abramo. Qui ci sono dei ragazzi che stanno facendo le superiori. Io invito ad andare a leggere il racconto del sacrificio di Abramo fatto da Soren Kierkegaard, filosofo vissuto nel 700-800, cosa del genere, che ha raccontato, spiegato questo atto di fede fatto da Abramo in maniera magnifica, benissimo, proprio. E dice semplicemente questo, dice in poche parole, che Abramo, il quale non aveva fede in Dio, ma manco lo conosceva, era politeista, dopo aver fatto tutto quel cammino di fede meraviglioso, di 25 anni, alla fine dei quali lui, imparando a credere in Dio e ad essere stabile nella fede, ebbe tra le braccia l'oggetto della sua fede, quello che aveva sperato di raggiungere per 25 anni, cioè il figlio. Lui arrivò ad essere credente, di una fede che se tutti ce l'avessimo qui sarebbe un continuo miracolo di tutte le categorie, di tutti i generi, perché potremmo, credendo in Dio, sperimentare che le sue promesse sono vere e si realizzano, e invece non credendoci manco lo teniamo in considerazione, vogliamo fare da noi stessi e sono fallimenti continui i fatti della nostra esistenza. La fede raggiunta da Abramo, che ebbe come premio il figlio promesso da Dio a lui, era una fede bambina. C'era, diventò credente, ottenne quello che Dio gli aveva promesso, imparando a credere in lui, ad essere fedeli alla sua parola, a camminare dietro di essa, ma raggiunse un livello di fede bambina. Questo dice Kierkegaard. Diventò adulto nella fede quando sacrificò il figlio. E senza questo sacrificio né Abramo né nessuno di noi può diventare
adulto nella fede. Il figlio significava per lui la cosa più cara che aveva, molto più di Sara la moglie. Quello gli ha chiesto Dio. Ma Dio, la Madonna, che cosa gli ha chiesto? La cosa più cara che aveva, Gesù, il figlio. Forse c'è qualcuno qui che ha sperimentato quanto è dolorosa la morte di un figlio. La Madonna lo sa bene. Questo gli ha chiesto Dio. A Gesù il Padre gli ha chiesto la vita, un sacrificio. Finché la nostra fede è una fede che riceve, che ottiene, che va bene, resterà però una fede bambina. La fede nostra diventerà adulta quando impareremo a credere in un sacrificio della cosa più cara che abbiamo. Qui avremo creduto. Quel figlio che Dio aveva donato, che per lui era tutto, aspettato, desiderato per tutta la vita, ottenuto con 25 anni di cammino di fede, pronto a donarlo a Dio, me lo riprendo. Abramo che poteva pensare? La battaglia interiore che ha fatto Abramo a questa parola chiesta di Dio, lo sa soltanto lui quando è stata profonda. Però ha detto di sì, è diventato vero credente, il padre della fede di tutti gli uomini. L'ultima lettura, la terza. Vedete, la fede può essere di un singolo, Abramo. La fede potrebbe e dovrebbe essere di un popolo. Un conto è un singolo che cammina dietro al Signore, che magari può diventare anche un santo, come San Francesco, uno stigmatizzato. E un conto è la fede comunitaria di un popolo. In famiglia ci può essere un credente, ma non è la fede della famiglia, c'è uno solo che crede e gli altri. Ma se credono tutti, genitori e figli, è una comunità che crede. E la comunità che crede fa, pensa, dice, si comporta in un modo diverso di una comunità che non crede. Molto diverso e molto migliore. Se c'è una parrocchia di credenti, si fanno meraviglie. Se tutta la Chiesa fosse realmente un popolo di credenti, condividesse una fede comunitaria, almeno quella di Abramo bambina, ma magari quella di Abramo con la fede adulta, il mondo sarebbe salvato in 448. Giungeremo con la nostra famiglia, giungeremo con la nostra parrocchia, giungeremo come Chiesa tutta ad avere una fede di popolo.